La trasferta è considerata durissima per una pistoiese alle prese con un calendario di inizio campionato davvero ostico. Dopo la gara perduta per 2-0 all'Aquila alla prima giornata, il pari contro il forte Siena di domenica scorsa al Melani, ecco ora l'impegno di Ferrara con la SPAL, vale a dire contro una delle favorite per il successo finale. La pistoiese scende in campo al Mazza di Ferrara con Iannarilli, Lanini e Pasini, Di Bari, Cruz e Taddei, Mungo, Vassallo, Losicco, Rovini e Sinigaglia. Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento, di silenzio per la scomparsa del piccolo Manuel Cianferoni, un bimbo di 5 anni che da tempo lottava contro un tumore al cervello. La pistoiese ha giocato con il lutto al braccio. Dopo un avvio favorevole ai locali, con una punizione quasi al limite che poteva essere pericolosa, gli arancioni prendono in mano il pallino del gioco e insistono in attacco per buoni 6 minuti ottenendo 3 calci d'angolo quasi consecutivi. La manovra è la solita, già vista, non velocissima, per linee centrali, però con improvvisi lanci, comunque dà dimostrazione di personalità e di nessun timore riverenziale. La SPAL non riesce a imbastire un'azione che sia un'azione degna di questo nome. Siamo al 16esimo, gli arancioni sembrano padroni del campo e concludono a rete con Rovini, l'ex, e con Branduani, il portiere della SPAL, che para. Applicazione, cambi di fronte, di gioco e accelerazioni profonde all'occorrenza. Questa è la pistoiese che vediamo stasera a Ferrara. Si nota la mano dell'allenatore e al 21esimo si può dire che l'avversario è messo in condizione di non nuocere. Unico difetto apparente è la scarsa propensione al tiro. Ma il tiro vincente è anche... arriva al 26esimo con un bel gol di Domenico Mungo, abile a finalizzare un'iniziativa di Rovini che serve Losicco da lui a Sinigaglia, che l'ha visto sulla destra e l'ha servito a perfezione. Si conclude con un giusto vantaggio di un gol in un periodo di quasi 20 minuti di assoluto predominio in campo. Primo gol del campionato per la pistoiese. Al 33esimo ammonito Mungo e poco dopo il primo tiro in porta della SPAL con Cellini che non impensierisce Iannarilli. La pistoiese ha preso animo, confidenza e sicurezza, lo si vede anche al 37esimo quando al termine di una bella azione condotta da Cruz con palla a Rovini c'è però il fischio arbitrale di fuorigioco. 40esimo improvviso calcio di rigore per la SPAL, Lazzari entra in area sulla destra, la sfera va verso Cellini che ha affrontato, viene affrontato da Di Bari, vola a terra. La leggera spinta c'è ma non da far crollare a terra un giocatore in quel modo, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty, Di Bari è anche ammonito. Cellini va al tiro e pareggia spiazzando Iannarilli, Cellini fra l'altro era colui che aveva effettuato il primo passaggio per Lazzari. Le proteste degli arancioni sono veementi e anche Vassallo viene ammonito. La SPAL ha ripreso animo e ora spinge. Pistoiese nervosa. Un gol di Cottafava viene annullato per fuorigioco. Al 46esimo la punizione di Rovini viene bloccata da Branduani. Si va a riposo quindi sull'1-1, un 1-1 che sa di beffa per la pistoiese, autrice di un bel primo tempo, condotto con grande personalità e padronanza di gioco. Importante ora che gli arancioni non si innervosiscano. Nessun cambio al rientro. Arancioni al nono ancora pericolosi con Sinigaglia che crossa e Mungo che cerca la botta con palla fuori. La gara si fa più equilibrata, si sentono anche i cori e gli incitamenti di circa 3.000 tifosi locali che erano spesso in silenzio. Esce il goleador Cellini, 4 gol per lui in 3 gare ed entra nella SPAL Zigoni al quarto d'ora. Alvini fa entrare Petriccione al posto di Losicco, poi esce Rovini ed entra Speziale. Al 22esimo il centrocampista della SPAL Bellemo tenta la botta in diagonale dalla distanza, ma la palla va fuori. Viene ammonito subito per un fallo a centrocampo in cui è entrato Petriccione. Un altro cambio, al posto di Quinzio entra Spighi. Al 28esimo da Cruz a Sinigaglia che non aggancia in area, stoppato in angolo, bella intuizione dello spagnolo che sta giocando bene nelle ultime due partite. La pistoiese ricomincia a comandare il gioco ma non crea pericoli. Tiro di Lazzari della SPAL al 36esimo, un diagonale parato. Poi l'ultimo cambio della SPAL con l'ingresso di Beghetto. E proprio da Beghetto al 39esimo, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, c'è un pallone che dalla sinistra filtra in area di rigore e termina dalla parte opposta dove arriva Finotto, che non ha difficoltà a battere ancora Iannarilli per un vantaggio dei locali del tutto immeritato, visto l'andamento della gara che andava spegnendosi in ritmo e in occasioni. Però va dato merito ovviamente a Beghetto, da pochissimo entrato, come detto, di aver effettuato un bel servizio. Alvini mette in campo Piscitella per dare ancora più spinta in avanti, ma sarà durissima a recuperare. Si arriverà fino al 49esimo, gli arancioni tentano di recuperare il punteggio di parità che già saprebbe di amaro.
Ancora Lazzari cerca la botta in area e questa volta è Ianna Rilli che evita la terza rete mettendo in angolo, il tutto proprio sotto la curva dei tifosi della SPAL. Non c'è più tempo e la SPAL vince per 2-1, quindi estensi in testa alla classifica a punteggio pieno. C'è solo una cosa da dire, Alvini ha dato una lezione di calcio, di gioco all'Emplici, ma resta a mani vuote. Il calcio a volte è crudele e ingiusto, SPAL bruttina e super pratica, vince una gara che, come abbiamo detto, avrebbe avuto il sapore di amaro anche per sul pari per gli arancioni. Un punto solo in classifica per la Pistoiese è poco per quanto abbiamo visto in queste tre giornate, per quanto seminato. Un difetto però è apparso evidente, occorre più propensione al tiro. Il controllo del gioco è importante, ma le gare si vincono con le reti. Speriamo di vederle già dalla prossima gara al Melani, sabato alle 15 contro il Sant'Arcangelo.